sono state tante altre collaborazioni che di cui accenneremo velocemente, che hanno fatto sì che questo CERN, che come dico ci impregna, io adesso sono 6 anni che mi occupo di altro, gravito intorno al CERN, è un mondo che ci impregna, dal quale difficilmente ci si riesce a staccare, proprio perché è un mondo che, oltre alla tecnologia, oltre alla scienza, è anche un riferimento per i rapporti umani, per le opportunità di scambio che dà e, come dirò fra qualche minuto, ha e avrà probabilmente una chiave anche di importanza fondamentale nel mantenimento della pace, la scienza come veicolo di pace e di unificazione dei popoli. Hanno lavorato al CERN russi, americani, pakistani in tempi non sospetti e questa è stata un po' la chiave del successo anche per come è scritto nella Costituzione. Quindi cercherò di mettere assieme questi temi, accennando in modo superficiale alla fisica che facciamo al CERN, a che punto siamo arrivati, non scendo nel dettaglio sia perché non ne avrei le capacità, sia perché vi annoierei. Un cenno alle macchine per farvi capire come il CERN, attraverso le sue macchine, i suoi acceleratori e anche il motore di innovazione tecnologica, non è nella sua missione, il CERN fa soltanto scienza fondamentale, ma attraverso quella spinge anche la tecnologia. E come posso dire, catalizzatore di rapporti umani, tecnici e scientifici. Arriviamo allora alle slide che io ho preparato e che cercherò di presentare per quanto possibile in modo rapido e per quanto posso chiaro. Il CERN, per chi non c'è mai stato, sorge tra la frontiera svizzera e francese. Questo è il lago Lemano, qui. Queste sono le Alpi, si arriva qua da Ginevra e questa piccola porzione, la parte svizzera, la parte che voi vedete invece sotto la riga gialla è la parte che sta in Francia a circa 100 metri sottoterra ed è il tracciato dell'acceleratore principale, che oggi si chiama LHC di particelle, di cui il CERN è, diciamo, gestore delle infrastrutture, provider, provvede i fasci attraverso questo acceleratore. La missione del CERN, in parole estremamente semplici, è quella di studiare la fisica fondamentale. Fondamentale cosa vuol dire? Cercare quali sono le particelle fondamentali, elementari, costituenti la materia, le particelle più semplici e possibilmente indivisibili. Per farlo ha bisogno appunto di questi acceleratori, vi spiegherò meglio che cosa sono. E questo permette, facciamo noi spesso il paragone tra i microscopi, ecco questa è la signora Delfino che a occhio nudo quando è stata al CERN l'hanno fotografata in mezzo agli atomi, con i suoi occhiali non riesce a vedere a più di 10 alla meno 3 mm, cioè un millimetro, un decimo di millimetro ancora. Da lontano potrà vedere un centinaio di metri. Per andare oltre, verso il piccolo, avrà bisogno di un microscopio ottico, un microscopio elettronico. Se vuol scendere a dimensioni estremamente più piccole, o di 10 alla meno 28, meno 10 alla meno 28 vuol dire un decimo di miliardesimo, di miliardesimo, di miliardesimo di metro. Quindi siamo sotto alle dimensioni dell'atomo, sotto alle dimensioni dei protoni, quindi inimmaginabilmente piccole. C'è bisogno di queste macchine che noi chiamiamo acceleratori di particelle e vi dirò perché. Arrivando a scandagliare nell'infinitamente piccolo, si creano le condizioni per spiegarci l'infinitamente grande, quindi si danno le basi per tutto ciò che sono gli studi della cosmologia e quindi ci spieghiamo l'evoluzione delle stelle, delle galassie, dell'universo in generale. E si spera con i prossimi acceleratori di andare anche oltre, cioè capire questo universo che fine farà. Continuerà ad espandersi o tenderà a implodere. Quindi ricordiamoci, la missione del CERN è fare fisica pura fondamentale, la fisica delle particelle elementari, indivisibili. Il CERN, ve lo dicevo prima, compie fra poco 70 anni perché nasce da un'esigenza del dopoguerra di mettere assieme le forze per continuare a investigare la materia. Fino all'Ottocento, agli anni 30, si era riusciti ad arrivare, semplifico molto, al modello di atomo di Bohr, un nucleo con degli elettroni. Per andare oltre, anche a seguito dell'impoverimento materiale legato alla guerra dei cervelli, che anteguerra erano fuggiti
nella maggior parte dei casi negli Stati Uniti e in Russia, un gruppo di scienziati lungimiranti ebbe l'intuizione che l'unico modo, in tempi non sospetti, non c'era ancora la CECA, la Comunità Europea, era quello di unire le forze in Europa, mettere assieme i cervelli fisici che erano rimasti dalla scuola di Via Spanisperna, di Enrico Fermi, gruppo di Amaldi e compagni, e proporre una infrastruttura, un ente che potesse far fronte a questi bisogni unendo le forze, in primis economiche e ovviamente intellettuali. Per cui, sotto la spinta di Bohr, Pierre Auger, Edoardo Amaldi e altri scienziati, e con la catalisi della Svizzera che in quegli anni spingeva affinché si offriva come sede di organizzazioni internazionali, forte anche della sua neutralità, il CERN riceve nel 1951, nell'ambito dell'UNESCO, una donazione da parte della Svizzera di 500 ettari in quel di Ginevra, con la volontà di dar vita al CERN. Il CERN nasce quindi formalmente a settembre del 1954 sotto la direzione, come segretario generale dell'organizzazione provvisoria, di Edoardo Amaldi, uno dei fautori, italiano di Piacenza di origine, ma con la scuola di Roma. Nasce nel settembre del 1954 con la missione appunto di fare scienza fondamentale, ma soprattutto una delle chiavi del successo che ancora oggi fa sì che il CERN sia spesso, insieme ad altre organizzazioni, candidato al Nobel della pace più che della fisica, e ci sono persone che stanno lavorando in questo senso perché sempre più è riconosciuto il ruolo che il CERN ha avuto appunto nella osmosi scientifica e umanitaria dei popoli. Il segreto è stato quello che l'organizzazione non dovrà avere alcun rapporto di lavoro diretto in campo militare e i risultati dei propri lavori teorici e sperimentati dovranno essere pubblicizzati e in ogni modo essere messi a disposizione liberamente. Quindi tutto quello che si fa al CERN non ha nessun segreto. Non ci sono problemi di guerre stellari. Qualunque cosa deve essere pubblicata, e se non è pubblicata deve essere di libero accesso. E questo, come dicevo, qualcuno di voi prima di iniziare, ha permesso che fino a tempi recenti, da sempre direi, a parte questo periodo con l'embargo alla Russia, che è la prima volta che si è verificato, io ormai non sono più nella stanza dei bottoni, non vi so dire esattamente quali sono i rapporti, ma molti scienziati l'hanno visto male questo isolamento, perché gli scienziati non hanno colpa delle scelte politiche, però l'adeguamento dell'Europa, in questo momento la Russia è sotto embargo, ma altrimenti fino a poco tempo fa tutti i gruppi di studio, di ricerca, lavorando su infrastrutture finanziate dall'Europa, hanno potuto creare esperimenti in comune scambiandosi dati. E lo ripeto, quando lavoravo sul CMS vedevo tranquillamente lavorare iraniani con americani, con russi e altri. Ed quella forse è stata la chiave del successo che ne ha fatto un laboratorio di riferimento, oltre a essere oggi il laboratorio all'avanguardia, perché, come vi dirò, durante la presentazione, le macchine necessarie a fare fisica fondamentale sono sempre più grandi. Dire più grandi vuol dire più costose, e sempre meno si giustifica il fatto di farne più di una nel mondo. È meglio farne poche, sulle quali enucleare tutti gli istituti mondiali, piuttosto che suddividersi in piccoli esperimenti e ognuno per sé. Attraverso la missione principale, che è quella di conoscere gli elementi fondamentali della materia, lo ripeterò perché questo deve rimanervi come concetto fondamentale, è ovvio che si hanno delle ricadute anche nel campo della tecnologia, perché spesso e volentieri quello che serve per questi esperimenti, per queste attività, non è già disponibile con i soldi on the shelf, né al supermercato, compri un rivelatore, lo utilizzi e fine. Sono necessarie tecnologie che vanno inventate al momento, messe a punto per quello che è necessario. Quindi c'è una spinta forte all'innovazione tecnologica in settori particolari che poi sono la superconduttività, la criogenia, la radiofrequenza, vi dirò per l'informatica, l'elettronica, senza della quale oggi non si può fare niente, ma dalle quali poi scaturiscono tutta una serie anche di iniziative e di attività collaterali che fanno sì che il CERN ha anche un ruolo nel mondo applicato. Noi parliamo spesso, il web è nato per caso come strumento per mettere in contatto i fisici del mondo. Uno dei temi di cui il CERN può vantarsi senza averlo nello statuto, nella missione, o avendo finanziamenti specifici.
facendo questo tipo di attività e facendo gravitare intorno a sé, intorno alle sue macchine, intorno ai suoi esperimenti fisici da tutto il mondo, ovviamente contribuisce alla formazione dei giovani, degli accademici, dei dottorati, dei professori di tutte le età. Vedrete che al CERN, come dicevo, ci si entra e ci si esce con i piedi in avanti. Ci sono scienziati che hanno lavorato, posso citarne due, Maria Fidecaro, una eminente scienziata italiana, ha 96 anni, veniva al CERN, è stata una delle prime scienziate italiane al CERN con il marito Giuseppe. Negli ultimi tempi, oltre a frequentare tutti noi, entrava, guidava i suoi gruppi di giovani, ma rileggeva con spirito critico i suoi lavori e li aggiornava alla luce dei risultati attuali. Jack Steinberger, mancato a 96-97 anni, quindi non è una rarità vedere persone coinvolte nel mondo della fisica a 100 anni, come non è una rarità vedere giovani motivatissimi, ovviamente il picco è verso i 26-27 anni, l'età del dottorato in cui la produttività è massima e l'entusiasmo pure. Il tutto, come dicevo, contribuisce anche alla collaborazione e alla diversità umana, scientifica, politica, religiosa e tutto quanto. Cos'è oggi il CERN? È un laboratorio, che lo ripeto, è il più grande, nel senso che ha le infrastrutture più potenti, più sofisticate, più evolute nel campo della fisica delle particelle. Ho cercato di aggiornare questo trasparente, non mi è stato facile. Sembra difficile, nei prossimi avrete le cifre di dettaglio che non vi sciorino tutte perché sono noiose, ma potrete leggere e consultare con calma. Ma due cifre vi vorrei mettere a fuoco, che sono il budget annuale che è di circa 1 miliardo 400 milioni, che sembra una cifra molto elevata. In realtà, noi facciamo sempre il paragone, corrisponde circa a un caffè per abitante europeo all'anno. A seconda della forza del franco svizzero, un caffè o un cappuccino. Questo è quanto costa a ognuno di noi il CERN. Lo dico perché è normale. Io per primo farei la domanda, con tutte le priorità che abbiamo nel campo della sanità, della scienza, del militare, della ricerca applicata, tutti questi soldi. È vero, sono tanti soldi in assoluto, ma pochissimi in termini relativi. Con un caffè non ci si può privare della conoscenza basilare, che è alla base di tutto, del bene e del male, se vogliamo, ma è alla base di ogni innovazione tecnologica positiva che poi porta anche ad applicazione. Adesso no, non voglio scendere nei dettagli, ve ne parlerò se ci sarà tempo dopo. Quando si è cominciato a studiare il decadimento degli elettroni dei gas rari, molti dicevano che era tempo e soldi persi ai tempi di Thomson. E oggi molti dicono: se si fosse investita nella qualità della cera, avremmo delle candele iperperformanti, ma saremmo ancora lì, non avremmo tubi catodici, computer e quant'altro che abbiamo oggi. Quindi, senza essere. Quindi la prima cifra è 1 miliardo e 4. Il personale che ruota intorno al CERN è di circa 11.000 persone. In realtà, delle 11.000 persone, 2.500 sono staff, cioè sono persone pagate dal CERN. Di queste 2.500, solo un terzo ha contratti permanenti e nella maggior parte sono ingegneri e amministrativi che devono assicurare la continuità del laboratorio. Poi c'è un piccolo nucleo di fisici, 100-150 fisici, tutti gli altri sono associati, la maggior parte dei fisici, e associati sia in campo fisico ma anche in altre discipline amministrative, tecnologiche, sono, come dicevo prima, studenti o dottorandi o professori o project associate o visiting professor che vengono al CERN pagati dai loro istituti, svolgono le loro attività per un certo numero di anni e poi rientrano in casa, mantenendo, come dicevo prima, ho citato l'esempio di Marco, ma nella maggior parte dei casi, un'osmosi continua fra la mamma CERN e tutti gli altri istituti e viceversa, perché sempre più la tecnica e la tecnologia diventano talmente vasti che non è che al CERN si possa sapere tutto. Quando mi citavano l'ingegnere viene dal CERN, io ho i miei limiti ben più di tanti altri, non è che chi lavora al CERN sia uno scienziato, anzi in base all'attività che fa io sono sempre stato un generalista, ho cominciato e mi sono occupato più di direzioni di progetti. Allora, come vi dicevano in molti, a furia di generalismo, il generalista è quello che conosce poche cose di tanto, ecco, siamo arrivati a conoscere niente ma di tutto. Ecco, questo è un po' il nostro. Però devo dire la verità: c'è un clima, a prescindere da ogni battuta, che
che permette a ognuno di noi di estrinsecare le proprie potenzialità. Io, per esempio, da giovane, da subito, mi sono sempre appassionato a quello che 40 anni fa non si chiamava con lo stesso termine, il cosiddetto trasferimento tecnologico, perché mi dicevo, con la fisica fondamentale si possono fare tante cose applicate di cui le persone recepiscono meglio. Quindi, senza stornare dalle attività di Alvagio del CERN, sarebbe bene investirsi. E grazie alla disponibilità dei miei capi è stato possibile. Oggi c'è un'attività mandata avanti da circa 200 persone, ma ognuno di noi può beneficiare di una disponibilità di tempo che permette, a seconda delle proprie passioni, di migliorare la tecnica. Quindi salto questi trasparenti che vi permettono di vedere la distribuzione attuale. Attualmente gli stati che finanziano il budget del CERN non sono solo europei, sono essenzialmente stati europei che finanziano in modo proporzionale al loro prodotto interno lordo. Ovviamente lo stato che finanzia di più è la Germania, seguito da Gran Bretagna, Francia e Italia. L'Italia, nonostante sia al quarto o quinto posto, adesso esattamente non so, ha una scuola di fisica molto spinta, molto nota, molto con la normale di Pisa e la scuola del passato, quindi ha credo il maggior numero di users, di utilizzatori insieme alla Germania, 1300 e qualcuno. E come vedete, la distribuzione degli user, quindi delle persone che vengono non solo dagli stati che finanziano le macchine acceleratrici, ma gli esperimenti che si mettono su questi acceleratori per poter scandagliare la materia, provengono praticamente da tutto il mondo. Africa compresa, che qui sembra meno rappresentata, ma uno dei doveri, dei compiti è aiutare le comunità meno evolute tecnicamente o scientificamente a entrare in questo club di grande scienza, se vogliamo dire così, e aiutarli a creare i loro istituti, i loro laboratori, le loro scuole in loco. Vi dicevo che la distribuzione comincia a 18-20 anni, quando i giovani possono accedere a corsi di formazione o di summer student, passare 3 mesi al CERN per familiarizzarsi un po' con l'ambiente, con la terminologia, con le problematiche di quello che si fa al CERN. Ha un picco a 26-27 anni ed è il periodo della produttività delle tesi di laurea di dottorando, che molti fanno al CERN, in contatto ovviamente con i loro professori, i loro istituti. Scende fino a 65, quando si rimane formalmente staff dipendenti del CERN, ma continua su base volontaria o associati, nel mio piccolo sono associato ad istituti per mantenere questa osmosi col CERN, dalla quale non ci si distacca mai, e continuiamo a costruire una famiglia che dura fino a qui 82-84. Ma se volete degli esempi che vadano oltre gli 84 anni, ne cito due che mi vengono in mente per curiosità. Quest'anno sarà il compleanno a marzo di Carlo Rubbia, che farà 90 anni, e ad agosto di Ugo Maldi, novantenni in piena forma che lavorano in piena attività, forse un po' meno piena di quando avevano 40 anni, ma vi garantisco che sono pienamente attivi e efficienti. Arriviamo a che cosa ne sappiamo oggi di fisica. Farò un cenno veloce. Vi avevo detto che nell'Ottocento si era cominciato, già dai tempi di Democrito si cercava di capire la materia, tutti i tipi di materia, questo legno, questa sedia, le persone, gli animali, da che cosa fossero fatti, quali sono i mattoncini elementari che costituiscono la materia. E Democrito aveva intuito che ci fosse qualche cosa di comune, senza arrivare alle molecole, che sono poi state scoperte nel corso degli anni, nell'Ottocento in particolare, attraverso tutta una serie di attività di Dalton, di Thomson, Rutherford, si è arrivati al modello standard dell'atomo, cioè si è capito fino agli anni 30 che essenzialmente i mattoncini fondamentali di tutte le molecole, e sono 108 nella scala di Mendeleev, nella scala degli elementi di Mendeleev, ogni atomo è composto da un nucleo fatto di particelle pesanti, quelle rosse e verdi sono protoni e neutroni, più una galassia di elettroni, solitamente in numero uguale ai protoni, per avere una carica neutra, che ruota intorno a questo spazio. La differenza tra gli elettroni e protoni e neutroni è che i componenti del nucleo pesano circa 1800 volte di più che l'elettrone. Quindi,
il peso dell'atomo è tutto nel nucleo. Questo perché? Tra l'altro, semplifico molto e non mi fate fare queste affermazioni davanti a fisici teorici. Perché gli elettroni sono particelle elementari, sono particelle leggere, sono leptoni indivisibili. Per quanto ne sappiamo oggi, sono già particelle indivisibili. Mentre protoni e neutroni abbiamo visto che sono scomponibili in particelle più piccole che si chiamano quark. In particolare, i protoni sono fatti da due quark up e un quark down. Il neutrone è fatto da due quark down e un up. La carica, siccome il quark up ha carica più 2/3, il down meno 1/3, se fate il bilancio, il neutrone viene, pardon, il protone ha carica 1, 2/3 più 2/3 meno 1/3, 1. Il neutrone è 2/3 meno 1/3, carica 0. Quindi abbiamo scoperto che ci sono tre particelle che compongono il neutrone e il protone. Cos'è che le tiene assieme? Le tengono assieme altre particelle che sono le particelle responsabili dei campi di forza che agiscono per tenerle insieme. Tutto chiaro? Non credo. Perché no, no, scherzo. Volevo fare una piccola digressione su due concetti. Cosa vuol dire un campo di forze? Un campo di forze è un qualche cosa che ci permette di sperimentare l'esistenza di questo campo attraverso gli effetti. Il campo gravitazionale, come lo percepiamo? Non è una forza che io applico puntualmente, questo tele lo spingo e esiste la forza che spinge il tele. È un qualche cosa che esiste. Da che cosa lo vedo? Che un oggetto, il mio telefonino, e la Terra si attirano. Per chi si ricorda ancora la fisica con la formula M1, M2 diviso il raggio al quadrato, dal fatto che io prendo il mio telefonino, lo faccio andare e quello va verso il centro della Terra. Quindi mi dice che esiste un campo di forze che ho sperimentato attraverso l'effetto di questo campo. Le particelle stanno assieme per campi creati da altre particelle. Uno dice, ma queste particelle hanno massa o non hanno massa o sono la colla delle particelle elementari? Ebbene, un certo signor Einstein ci ha insegnato che energia e materia sono la stessa cosa. La formuletta E uguale mc quadrato, penso la conosciamo tutti. Cosa ci dice? Ci dice che energia e materia e massa sono espressioni diverse della stessa cosa. Per cui ci sono particelle cosiddette corpuscolate, che hanno una sostanza, un corpuscolo, una massa, e contribuiscono a creare la materia come noi la percepiamo. Particelle non corpuscolate, che sono energia radiante pura, che in molti casi, non in tutti i casi, contribuiscono allo scambio delle forze, alle quattro forze fondamentali, di cui tre noi abbiamo. Si è riusciti a dare una spiegazione alla quarta, alle forze gravitazionali, non ancora. L'esempio delle due signorine sulla barchetta dovrebbe dare un'idea, per chi non l'avesse ancora recepito, di come una particella può essere cosiddetto vettore, il vettore bosone Z0 delle forze. La palla che voi vedete fra queste due signorine è il vettore delle forze che permette a queste due signorine, che se non avessero la palla sul mare, sulla barca, senza un remo per esercitare una reazione, non riuscirebbero a muoversi, perché il sistema, la quantità di moto del sistema deve rimanere invariata, le signorine da sole non si riuscirebbero a muovere. Se invece cominciano a scambiarsi questa palla, la palla diventa il bosone vettore delle forze meccaniche in questo tipo. Le particelle, talune particelle, agiscono proprio con questo principio e permettono, per esempio, il gluone permette lo scambio della forza nucleare forte. Cosa fa questa forza nucleare forte? Fa sì che i protoni all'interno del nucleo, che sono tutti positivi, quindi dovrebbero per la forza elettromagnetica schizzare fuori, allontanarsi, invece la forza trasmessa dai gluoni, la forza nucleare forte li tiene incollati tra di loro, il responsabile e il gluone, ed ha una forza che se noi facciamo pari a 1 è molto più grande di quella che viene trasmessa attraverso i fotoni che tengono collegati gli elettroni intorno al nucleo o
i bosoni WZ0, che hanno valso il premio Nobel a Carlo Rubbia nell'84, che sono i responsabili delle forze nucleari deboli, a loro volta responsabili dei decadimenti nucleari di alcune particelle. Per le forze gravitazionali, che sono quelle più semplici da sperimentare, si ipotizza il gravitone, ma non ci sono ancora teorie, il modello standard che ha unificato, perché uno degli obiettivi della fisica è arrivare a unificare, a semplificare per quanto possibile queste leggi. Le leggi della fisica, tanto più sono belle, fondamentali, che tanto più sono semplici, è uguale a mc quadrato. Con questo si è chiarito molto, ma non si è ancora arrivati col modello standard a spiegarci, e non solo questo, gli effetti della forza gravitazionale, perché le masse, i pianeti si attirano con questa forza m1 m2 diviso r al quadrato. Oggi quindi sappiamo molto delle particelle elementari, dei bosoni intermedi, e l'ultima particella che è stata scoperta è la particella di Higgs, la quale è responsabile nel modello standard di dare ad alcune particelle la massa che hanno. Perché certe particelle sono pesanti e certe altre sono leggere? Perché l'elettrone, che è un elettrone, non ha quasi massa, e altre, tipo il quark, credo sia il top, è pesantissimo. Che esiste questo bosone di Higgs che crea il campo di Higgs, che a sua volta crea, dà le masse che certe particelle hanno in funzione dell'influenza che ricevono dal campo di Higgs. Un esempio che ho sentito l'altra sera è molto semplice, è di un fisico italiano, adesso direttore dell'Istituto di Fisica di Ginevra, Iacobucci, fa questo paragone: una bambina che cammina sul bagnasciuga sperimenta con i suoi piedini una densità, una viscosità molto più bassa della ragazzina, che è la stessa ragazzina quando cammina nell'acqua. Ecco, l'acqua è come se generasse, fosse l'equivalente del campo di Higgs, che dà più massa, più peso, più pesantezza ai suoi piedini. Molto semplificato. A oggi il sistema delle particelle fondamentali si riduce a questa tabellina. Queste sono le particelle. Poi ce ne sono 600 in base a tutta una serie di caratteristiche, ma oggi si può dire che la materia che ci costituisce è fatta da queste tre particelle, A, down e elettroni. Come vi ho detto prima, la materia allo stato stabile, come siamo noi, c'è e continua a rimanere senza bisogno di eccitazioni particolari o stati particolari, è fatta dal quark, down e gli elettroni. Gli altri quark, le altre particelle, i neutrini, eccetera, li troviamo in stati energeticamente più elevati, e il tutto è tenuto assieme dai bosoni intermedi, bosone Z, ZZ, il fotone, il gluone e il famoso bosone di Higgs che dà le masse. Questo, in due parole, è il sistema periodico il sistema delle particelle fondamentali come lo conosciamo noi oggi. Si andrà avanti, vi dirò in che direzione, e questo è dove noi siamo arrivati. Quindi il meccanismo di Higgs ve l'ho più o meno accennato, e vi dicevo all'inizio che attraverso la conoscenza dell'infinitamente piccolo, che noi possiamo studiare creando le condizioni di energia necessarie, cioè prendendo le due particelle elementari, accelerandole, acceleratori, facendole collidere tra loro, quindi scontro di energia, e facendo sgorgare fuori nuove particelle di materia o di energia, di trasmissione delle forze. Questo fenomeno che si crea, questa temperatura altissima, ben più alta di quella del Sole, circa 100.000 volte la temperatura del Sole, che è una stella in ebollizione, ci permette poi di studiare l'evoluzione di queste particelle. Che tipo di raffreddamento hanno, che tipo di evoluzione hanno, e ci permette quindi di spiegarci come dal Big Bang, dallo stato iniziale di energia condensata, si sia potuti evolvere all'universo, come lo vediamo oggi, attraverso la zuppa di gluoni, il raffreddamento, le particelle che si sono enucleate nelle forme varie, fino ad arrivare a oggi, e ci permetterà, attraverso la cosmologia, di capire dove finirà l'universo. Perché, come vi ho detto, si è partiti da una
forma estremamente condensata di volume e temperatura di energia per arrivare a una forma dopo 10, 13 miliardi di anni alla forma di materia nell'equilibrio che conosciamo oggi, ma non è il punto finale. L'universo continua a evolversi in che direzione? O una inflazione, cioè tenderà a gonfiarsi ulteriormente e a finire per raffreddamento fra qualche miliardo di anni, non preoccupare noi né i nostri nipoti, o per implosione, cioè si ricondenserà in una palla di energia unica. Questo da che cosa dipende? Dipende dal fatto che tutto ciò che noi conosciamo, pensate, la Terra ci sembra grande e non è niente, è soltanto uno dei pianeti che ruotano intorno al Sole, che è una delle tante stelle che compongono la galassia, il Sistema Solare. La galassia, la Via Lattea nostra, che è immensa, è una delle tantissime galassie dell'universo. Ebbene, tutta questa immensità, a come la conosciamo, spiega soltanto il 5% della materia esistente. Quindi tutto quello che noi sappiamo è solo il 5%. Quello che noi riusciamo a osservare come materia e come forze, come particelle, forze, vettori, scusate, sono solo il 5% della restante parte di energia che noi attualmente chiamiamo, che va al di là del modello standard, materia oscura o energia oscura. Se l'energia oscura prevarrà sulla materia oscura, oscura nel senso che non si conosce, l'universo tenderà a gonfiarsi ulteriormente e finirà per raffreddamento. Se l'energia, se la dark matter, la materia oscura prevarrà sulla energia oscura, viceversa si ricondenserà in una palla di fuoco. Questo ve lo spiegheranno meglio i fisici, soprattutto con le macchine future, perché per entrare nei meandri di questo tipo di teorie, tutte le teorie finché non sono provate sono delle fantasie. Per provarle occorrono macchine più potenti e energie più elevate, che fino a qualche anno fa sembravano una cosa fuori dal concepibile, e oggi si comincia a parlare in modo serio di macchine di 90 km, e vi dirò anche perché. Penso di avervi annoiato già abbastanza, ma non posso fare a meno di fare un cenno a cosa sono gli acceleratori e i rivelatori di particelle. Allora, l'acceleratore di particelle, qui vedete la sezione del nostro LHC, che sta per Large Hadron Collider. Large perché è largo, collider per far collidere le particelle, che sono gli adroni. Gli adroni sono combinazioni di tre quark. Nella fattispecie sono protoni e antiprotoni. Si accelerano in questi acceleratori e si fanno collidere. Un acceleratore di particelle, dicevo, ci serve proprio per dare energia alle particelle. Ora qui semplifico con dei paragoni molto legati all'energia cinetica. In realtà sappiate che quanto più ci si avvicina alla velocità della luce, tanto più anche gli effetti sulla massa. La massa non è costante, aumenta in funzione della velocità. Se voglio fare un paragone tra la velocità a 10 km all'ora e 300 km all'ora, è talmente minima la differenza che non la possiamo trascurare. Ma avvicinandosi alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, la massa aumenta in maniera non trascurabile, per cui l'effetto di cessione di energia che va ad aumentare la massa non è trascurabile. Ma dimentichiamoci questi effetti relativistici. Se io prendo una carica, supponiamo un elettrone, carico meno 1, e lo sottopongo alla differenza di potenziale, a una pila di 1 volt, questo elettroncino viene attirato dal polo positivo e si carica di un'energia di 1 elettron volt. Un elettrone che fa il salto di 1 volt ha acquistato 1 elettron volt. Per cui, cosa ho bisogno per accelerare le particelle? Di un campo elettrico, elettrostatico, una pila. Solo che le energie che mi servono, avete sentito, l'LHC lavora a energie del centro di massa di 8 TeV, che sono milioni di miliardi di elettron volt. Non posso farlo con una pila, perché l'aria ha una dielettricità, cioè fa da isolante, fino a un valore di 3 milioni di volt per 6 milioni di volt per metro. Quindi oltre un tot diventa conduttivo, spara, fa un cortocircuito. Allora,
sebbene i primi acceleratori di particelle fossero lineari, il limite della lunghezza si è, come posso dire, oltrepassato utilizzando degli acceleratori circolari, ovvero sia, devo fare in modo di avere la mia particella su un percorso circolare e a ogni passaggio accelerarla attraverso delle cavità radiofrequenza, perché per gli esperti il campo elettrostatico non è conservativo. Comunque, a ogni passaggio devo dare un calcetto e allora posso utilizzare il fatto di accelerare una particella su un'orbita circolare e quindi avere dimensioni più ridotte. Se io accelero i primi acceleratori, vabbè, un acceleratore serve sia ad accelerare particelle nel campo della fisica, ma ne abbiamo di tutti i tipi, nella la televisione un piccolo acceleratore lineare di elettroni, per la medicina ci sono acceleratori per terapia e per diagnostica. Ma la maggior parte degli acceleratori, diciamo, sono, dei più potenti, sono utilizzati appunto nella fisica delle particelle, e gli acceleratori lineari si basano su un principio molto semplice, per il quale non scendo in dettaglio, ma una particella carica subisce una forza di accelerazione quando è sottoposta a un campo elettrico. Quindi metto la pila e mi accelero. Per farla stare in orbita circolare, poiché accelerando una particella su un'orbita circolare, pensate a un pendolino, uno spago con una pallina. Se io l'accelero, questa particella per forza centrifuga tende ad andare su orbite sempre più grandi. Quindi posso, pardon, contrastare questa forza centrifuga e far sì che la mia particella rimanga su un'orbita circolare di raggio costante attraverso un campo magnetico B che agisce in direzione ortogonale alla velocità e mi contrasta la forza centrifuga. Questo, se avessimo più tempo, è una formula semplicissima che spiega perché gli acceleratori di particelle devono essere grandi. Perché dicevo, una particella viene sottoposta all'accelerazione centrifuga mv quadro diviso r, forza di Lorentz qvr, e uguagliando queste due forze, dimenticandoci gli effetti relativistici, arrivo a questa formuletta che mi dice che la quantità di moto, l'energia di una particella, è proporzionale alla sua carica, che è costante, più 1 meno 1, quel che è, al campo magnetico e al raggio. Allora, per aumentare l'energia ho due parametri soltanto, o il campo magnetico o il raggio. Il campo magnetico, utilizzando magneti tradizionali, arriva fino a 2 Tesla e di più non si può. Con i magneti superconduttori, di cui farò un breve cenno, posso arrivare a 8 Tesla e di più non vado avanti. L'unico parametro teoricamente libero fino all'infinito è il raggio. Quindi, se voglio stare sulla Terra, posso fare un acceleratore grande quanto la Terra. Però è infinito fino a un certo punto, perché ci sono problemi di stabilità e di costi. Conto è dire un acceleratore da 27 km, un conto è farlo e un conto ancora di più è finanziarlo. Perché già l'LHC, che oggi sembrano bruscolini, è costato 1,5 miliardi all'incirca. Il prossimo acceleratore si parla di 91 km di circonferenza. Qualche anno fa, quando io cominciavo a sentire i primi studi, si parlava di 1 miliardo a chilometro, cose impensabili. Oggi, fortunatamente, la tecnologia va avanti, si scende, i superconduttori costano meno, si parla di un budget di circa 15 miliardi per tutto l'acceleratore, che non è poco, ma comincia a diventare affrontabile. Anche perché, e qui bisogna mettere sotto l'impulso della Cina, che si sta muovendo da sola, gli stati europei, gli stati membri del CERN, hanno capito che l'unico modo di reagire è trovare il modo di andare avanti, costi quel che costi, anche se è caro. La scienza fondamentale è fondamentale e non ci si può privare, per cui già si pensa a macchine che dovrebbero iniziare l'installazione nel 2040 per vederla fine 10-20 anni dopo. Sono tempi e scale impressionanti. Personalmente mi è difficile pensare a queste scale di tempo, anche in termini di appassionarsi a un progetto di cui non si vede la fine, però purtroppo il gigantismo fa parte della realtà dei nostri tempi, bisogna imparare a conviverci. I nostri nonni hanno fatto 3 macchine nella loro vita professionale, io nel mio piccolo mi ritengo fortunato di averne visto l'inizio e la fine di una macchina, dell'LHC, che è stata concepita a fine anni 80 ed è in esercizio ancora adesso, uscirà ad esercizio probabilmente nel 2030-2035. In futuro le macchine avranno questa scala di tempi. A meno che, e si spera, ma per adesso, a quanto sento dire, non è stato ancora
raggiunto l'obiettivo per arrivare a queste energie, nuove tecniche di accelerazione, free electron laser, altre tecniche permettano di diminuire il raggio sfruttando altri principi molto legati alle cavità radiofrequenza. Molto si investe in quella direzione per far sì che siano acceleratori lineari di dimensioni umane, 50 km, che in un single shot, in un solo colpo, accelerino alle energie necessarie. I primi acceleratori erano dei ciclotroni, magnete pieno, poi come vi ho detto si è passati agli acceleratori circolari e al CERN il primo acceleratore di cui vi dicevo i magneti sono stati studiati a Genova è il protosincrotrone, qui lo vedete, diametro 600 metri ed è stato poi utilizzato come iniettore dell'SPS, Super Proton Sincrotrone, una macchina di 7 km costruita negli anni 70-80 o con un booster, che a sua volta è diventato l'iniettore prima dell'EP, che è del tunnel attuale dell'LHC, e poi di LHC. Quindi il CERN ha come punto di forza il fatto che tutta l'infrastruttura necessaria a iniettare un nuovo acceleratore è già presente, perché si è stati spesso in discussione di dire perché costruiamo sempre al CERN, a Ginevra, questi acceleratori. Si può giocare un po' dappertutto. In realtà, per costruire un nuovo acceleratore bisognerebbe ricostruire tutto ciò che già esiste al CERN, non tanto in termini di macchine, ma come vedrete in termini di infrastruttura. Vedete, un acceleratore di 27 km è già una cittadella, per andare ci vuole mezz'ora di macchina, un trenino per trasportare il materiale. Ogni posto, ogni zona sperimentale che noi vi facciamo qui nella fotografia è praticamente una cittadella. Vedete, questa è la costruzione di una delle quattro zone sperimentali che si installano a cavallo dei punti di interazione, ossia nell'acceleratore si fanno circolare le particelle in determinati punti, le si strizzano perché queste particelle sono fatte da particelle ma anche da tanto vuoto che permette loro di circolare in controrotazione, protoni e antiprotoni per esempio. A un certo punto si strizzano con dei magneti focalizzatori per farle collidere, per aumentare la capacità di collisione e farli osservare nei grandi liberatori, CMS, Compact Muon Solenoide, di cui mi sono occupato, ATLAS, il liberatore di cui vedete le bobine superconduttrici toroidali, e altri due magneti più piccoli recuperati dagli esperimenti LEP, che sono gli esperimenti di LHC al CERN. Un cenno ai superconduttori. Ah, l'LHC noi oggi ci pentiamo di dire che è uno dei posti più caldi perché il punto di interazione è il punto più caldo dell'universo, anzi ha una temperatura di circa 100.000 volte quella del Sole. Ma per aumentare il campo, vi dicevo prima, il campo magnetico, si usano magneti superconduttori, ovvero sia magneti avvolti con dei fili fatti di materiale particolare, superconduttivo, che hanno la proprietà, una volta raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto, meno 272 gradi, dove tutto è fermo, non esiste vita, movimento. Raffreddati a temperature prossime di 1,9-4,2 Kelvin, perdono la loro resistività. Quindi, in parole povere, in un filo elettrico in cui noi normalmente facciamo passare dai 2-4 ampere a millimetro quadrato, si riescono a far passare 20-30 mila ampere. E questo ci permette di fare campi 4-5 volte più elevati, e quindi a parità di raggio, vi ricordate la formuletta MV QBR, a parità di tutto, con i magneti superconduttori si riesce a quadruplicare il campo, a quadruplicare l'energia. A Genova abbiamo un'azienda leader, l'Ansaldo Superconduttori Genova, che è rimasta una delle uniche nel mondo, perché la superconduttività, già ai miei tempi, ha sempre e dà buone speranze di utilizzo, però sempre di più, visto che l'energia viene prodotta in piccole quantità ma molto disseminata, non ci sono più le grandi centrali che producono energia per cui valga la pena un trasporto a basso costo attraverso i superconduttori. Essendo disseminata, non so se avrà come posso dire, uno sbocco commerciale di ampia portata. Sicuramente i superconduttori lo avranno per il campo della fisica dove sono inevitabili e nel campo della medicina. Le TAC, le nuclear le NMR, le risonanze magnetiche, sono fatte di magneti, nella maggior parte dei casi superconduttori, che
per migliorare la performance della medicina. E questa è una delle tante ricadute che dal mondo della fisica passano al mondo minerale. I rivelatori di particelle, vedete, sono delle cattedrali. Non so se qui, ecco, qui lo vedete, l'omino, e questo è uno dei due grandi rivelatori, ATLAS. Il rivelatore di particelle è la macchina fotografica che permette di fotografare le interazioni di particelle. Voi immaginate nel punto di interazione come avere un arco di saldatura. Luminosissimo. Luminosità cosa vuol dire? Sono tantissimi eventi inutili, cioè conosciuti, che fanno solo disturbo. Bisogna filtrarli per estrarre i pochi eventi utili non conosciuti dai quali possiamo ricostruire le teorie tipo l'esistenza del bosone di Higgs piuttosto che di altre particelle. Per farlo, i rivelatori sono così grandi perché le particelle instabili hanno una durata di vita talmente breve che se non cerco di osservarle su una lunghezza umanamente grande, qualche decina di metri, no, non riesco a vedere niente. Nel cuore dei rivelatori osservo le particelle più instabili nel tracciatore, nel tracker. Verso l'esterno posso osservare particelle di durata di vita leggermente più lunga, meno corta. E di massa maggiore, per esempio i muoni che sgorgano dall'interno e passano i vari strati di rivelatore per essere assorbiti verso l'esterno. Tra le tante caratteristiche delle particelle che uno deve rivelare, c'è anche la carica, e per rivelarla c'è bisogno di un campo magnetico. Dicevamo prima, una particella in un campo magnetico viene deviata. Allora, se io ho un campo magnetico intorno al punto di interazione, se questa particella è carica positivamente, gira a destra. Se è carica negativamente, gira a sinistra. Se non ha carica, va dritta. Per farlo servono questi enormi magneti, due dei quali sono stati fatti a Genova, lo ripeto, lo rivedremo, anch'essi fatti di materiali superconduttori, perché quanto più elevato il campo, tanto più è stretto il raggio di curvatura che genera e tanto più riesco a vedere bene le particelle emergenti. A questo punto permette, quindi, ecco, un concetto che quindi sono tutti i rivelatori sono fatti a strati. Il magnete spesso e volentieri fa anche da supporto meccanico, da supporto delle bobine magnetiche e dei rivelatori associati che, come vi dico, a strato di cipolla permettono di evidenziare le particelle dalle più instabili alle più pesanti verso l'esterno. Questa è la sezione di uno dei rivelatori che dice appunto che dal punto di interazione si possono osservare fotoni, adroni, muoni verso l'esterno. Questa, nel caso del nostro rivelatore di CMS, era il giogo magnetico, cioè la massa metallica che permette al campo magnetico di chiudersi, che faceva anche da assorbitore dei neutroni, dei muoni, pardon, nei muoni. Il magnete di CMS era un semplice solenoide superconduttore, lo vedete qua, quindi un rocchetto, chiamiamolo così, di filo superconduttore, conduttore particolare, rinforzato perché quando si energizza quelle quantità di energia, la bobina diventa praticamente una botte sotto pressione, quindi bisogna contrastare questa forza che è pari a tonnellate per metro, quindi non sono forze come un palloncino gonfiato. Mentre ATLAS è fatto da un sistema magnetico, ovvero sia ha una bobina al centro più un toroide, cioè degli anelli chiusi che fanno un campo toroidale intorno alla zona di interazione, e due tapponi, end cap coil, con altri due magneti che chiudono il campo nei due tappi. Quindi è un sistema magnetico. Mi ripeto, questo è il magnete di Atlas, il più grande del mondo in termini di dimensioni. Il nostro, ci freggiamo a dire, è il più potente perché il campo era più elevato. Queste bobine sono state avvolte tutte quante a Genova e montate, come vedete, in caverna, pardon, nella caverna e in un modo estremamente complicato, sia per la fragilità, perché sono cose non soltanto voluminose, ma anche molto fragili. Quindi, quando si manutenzionano, si muovono, bisogna stare attenti perché un piccolo distacco all'interno fa
fa sì che l'effetto di superconduttività venga perso per delle cricche che poi generano del calore e tutto è da buttare via, in parole povere. Quindi questa è stata veramente un'impresa. Noi scherzavamo all'epoca della costruzione, cioè è stato come vestirsi dentro un armadio pieno, con la differenza che quando ci si veste nell'armadio non ci si riesce, o si butta via il vestito, ci si riprova lì. Sarebbe stato un dramma, non tanto per il costo, anche il costo. Lo ricordo, il nostro magnete era costato 250 milioni, ma il costo è importantissimo. Ma se avessimo fallito nella messa in servizio e avevamo tutta una serie di incertezze legate alla discesa in temperatura, perché quando si scende di 300 gradi, una saldatura che sembra perfetta a temperatura ambiente, basta una micro cricca da niente per fare una perdita di qualche molecola di elio che non tiene il vuoto e il magnete da buttare via. Quindi, ammesso che passasse Bill Gates, che si fosse impietosito, dice questi quattro poveri scemi di ingegneri hanno sbagliato, vi do altri 250 milioni di fatelo, sarebbero stati altri 5-6 anni persi in cui il mondo non solo si sarebbe girato i pollici, ma insomma avrebbe bloccato il mondo. Quindi sono stati momenti che quando si raccontano hanno del piacevole, dell'eroico, che bello, ma viverli vi garantisco che avevamo sempre paura del fiasco. Allora, qui ho fatto qualche foto, questo è stato fatto in Russia, questo è il cantiere appunto di Genova della famosa bobina superconduttrice di ECMS che è stata fatta in 5 moduli, caricati poi qui nel porto di Genova, portati attraverso Marsiglia e la Francia su al CERN e montati, impilati con tutto il sistema criogenico. Cioè tutti i tubi, i tubetti che servono a raffreddare questa massa a 4,2 Kelvin per renderla superconduttrice. Questo è il giorno dell'inaugurazione, è una foto che a me sta cara, non tanto perché avevamo di fronte tutti gli ambasciatori, ma la paura era come aver festeggiato il compleanno in anticipo, senza essere scaramantici, diceva vabbè, tanta festa, tanti applausi, ma se poi domani facciamo la prova ed è un fiasco, ce cioè andiamo tutti a casa e quindi avevamo fatto anche il ribaltamento di questa bobina, era stata un'altra operazione piacevole per la quale erano venute tutte le TV a vedere come avremmo dovuto fare il ribaltamento di questa bobina e infilata a sbalzo. E un'altra foto che mi è cara è col mio collega, questa foto qua. Ci imponevamo, diciamo, guarda, proviamo a farlo prima in bianco. E la notte, questa è una foto fatta alle 5 del mattino, per fare il test di questa bobina che doveva entrare all'interno del suo tubone con 15 mm di scarto, e voi potete immaginare le deformazioni che ci possono essere. Per quanto i calcoli possano essere precisi, i calcoli sono precisi per quanto è preciso quello che ci si mette dentro. Quindi il dubbio del fiasco c'era sempre. Morale che facemmo prima questa inserzione, alle 11 doveva arrivare la stampa, le televisioni. Allora, qui, prima di fare la figuraccia, cerchiamo di fare questo inserimento. E lo facemmo alle 4 del mattino. Eccoci qua. Io e il mio vice, soprattutto il mio vice, l'ingegnere meccanico, la inserimmo e quando era dentro vi garantisco che io per primo dicevo: ma chi ce lo fa fare a uscire? Lasciamolo lì e diciamo che è andato a parare le foto. E invece, per la stampa, per la gloria, per quanto era fatto, ci saremmo presi anche i balletti, come dicevo qua, tiriamo fuori la bobina e la reinserimmo e tutto andò bene fino poi al finale. E questa è la famosa bobina con lo stemma di Genova che poi ha funzionato, come ha funzionato altrettanto bene la bobina di Atlas, il toro di Atlas, e i magneti di macchina, perché dei magneti di macchina sono stati fatti, ma più per una ragione politica che tecnica, ma è giusto che sia così, anche per ripartire le possibilità, le commesse in ambito europeo, un terzo dall'Italia, dalla SG, un terzo dalla Knoll tedesca e un terzo dall'Alstom francese. Quindi il CERN è stato fatto per un terzo da qui a Genova negli ultimi anni, oltre a quello che vi raccontavo prima in passato. Adesso vedo che il tempo è andato veloce, non mi dilungo, ma chiudo con due o tre slide velocemente. Tutto questo ha fatto sì che il 4 luglio del 2012 venisse dato l'annuncio che la teoria che Engelert e Higgs avevano postulato nel 64, la nostra connazionale Fabiola Gianotti, insieme ad altre connazionali, questo è Sergio Bertolucci, Ligure, di La Spezia, Lucio Rossi non è Ligure ma ha lavorato tanto qui a Genova, e l'altro Ligure, Guido Tonelli, che non vedo qua, eccolo qua, Guido Tonelli che era il portavoce dell'esperimento CMS, l'equivalente di Fabiola Gianotti per l'altro esperimento, diedero l'annuncio esultando e facendo vincere il premio Nobel ai due
scienziati, Engeler e Higgs. Come vi ho detto, non è finita qui la storia. Si vuole andare avanti, le teorie materia oscura e energia oscura hanno bisogno di altri acceleratori. Il modello standard deve essere oltrepassato. Si studieranno nuclei esogeni, antimaterie, supersimmetrie. Queste sono le teorie che molto probabilmente verranno evidenti, verranno dimostrate con la nuova generazione di acceleratori. Vedete, all'inizio ogni 5-6 anni c'era un acceleratore. L'LHC, concepito nel 90, è entrato in servizio nel 2008 e funzionerà fino al 2030. L'FCC, di cui Future Circular Accelerator, vedrà, si spera, la luce intorno al 2045 per essere esercito almeno un 20-30 anni. Questa è la scala dei tempi, con i premi Nobel fin qui ottenuti dal CERN, da scienziati intorno al CERN, e si spera che la cosa continui. Si postula, si ipotizza di installarlo sempre a cavallo dalla frontiera franco-svizzera, più spostato verso est. Due parole per dirgli che, sebbene al CERN si faccia ricerca di base e il CERN spende i suoi soldi soltanto per la ricerca fondamentale, dalle tecnologie si sviluppano, si fanno applicazioni, in particolare nel campo climatologia e computazione, grid, elettronica, va da sé che per elaborare, per isolare queste particelle emergenti serve sia un'elettronica sia un software di frontiera. Ma i rivelatori, la maggior parte dei rivelatori di particelle, sono gli stessi che poi vengono impiegati in campo medico per l'imaging, quindi per la diagnostica e in alcuni casi anche per la terapia. Quindi la PET, tutti i sensori di radiazioni, e oggi abbiamo rivelatori che fanno sia morfologia sia fenomenologia, cioè non ci limitiamo più a fare una radiografia, ah, c'è una macchia nera. Riusciamo anche a fare animazioni che ci danno un feedback sulla fenomenologia e la patologia in essere legata a queste radiazioni. Quindi tutta la medicina moderna, tutta, la maggior parte della medicina nucleare moderna viene da questo. L'adroterapia è stato anche, ed è uno degli utilizzi interessanti delle particelle, perché bersagliando una zona neoplastica con fotoni, si distrugge proporzionalmente alla profondità di ingresso della particella. Quindi, se io ho un tumore a una determinata profondità, è più quello che distruggo a monte che quello che distruggo nella zona neoplastica. Con gli adroni, ricordate, adroni, 3 quark uguali protoni o antiprotoni, posso distruggere a una determinata profondità utilizzando il cosiddetto fenomeno di Bragg, il picco di Bragg. Ovvero sia la mia particella con una determinata energia prima penetra e poi fa danno, come un proiettile a pallettoni, prima entra e poi scoppia. Questo per patologie cosiddette elettive è un plus ineguagliabile, ma necessita, essendo particelle pesanti, di acceleratori più grossi, quindi non più un lineare da 1 metro, 1,5 metro, o per un ingegnere da 1 milione, 1,5 milioni, ma acceleratori da 20-30 metri, dei piccoli CERN, con costi oggi di 20-30 milioni, quindi non semplici da costruire, da gestire, perché serve. Ho avuto la fortuna negli anni 90 di essere tra i promotori, insieme a Ugo Maldi, del CNAO, Centro Nazionale di Adoterapia Oncologica, che oggi è un fiore all'occhiello della sanità di Pavia, ed eccolo qua, ed è forse l'unico grande centro di adroterapia che fa accelera sia protoni protoni e ioni carbonio, ma anche ioni di natura esotica per la cura e lo studio di terapie avanzate nel campo dell'oncologia radiologica. Questo è il Centro Nazionale di Adoterapia Oncologica, che è stato fatto, inaugurato negli anni 2000, oggi ha trattato più di 1.800 pazienti, e il cui merito si deve essenzialmente a Ugo Maldi, che ha spinto questa attività dal 91 in poi, quando io, nel mio piccolo, con Marco Fossa, spingevamo
l'utilizzo degli acceleratori anche in campo industriale, perché con i piccoli acceleratori si può fare sterilizzazione, si possono fare circuiti stampati. Avevo messo su un gruppettino uno, un collega dei quali oggi, allievo di Carlo Rubbia, che utilizzava uno dei nostri codici di calcolo, si è poi lanciato, dopo aver creato prima un'azienda di radiofarmaci, di produzione di radiofarmaci, che poi ha venduto nel 2018, e adesso, su un'idea di Carlo Rubbia, ha creato un'azienda Nucleo, che ha quasi 1.000 persone e 1,4 miliardi di valore come minimo, per la divulgazione e la costruzione di piccoli reattori puliti. In due parole, perché questo è un tema che mi sta molto a cuore, come stava a cuore a Stefano Buona e a tutti noi, sono reattori che utilizzano le scorie dei reattori esistenti e non producono praticamente scorie, producono degli attivi di durata di vita media bassissima. Sono compatti, sono intrinsecamente sicuri e sono quello che insieme a fonti rinnovabili, a complemento di fonti rinnovabili, possono veramente fare il plus e la differenza nell'ambito geopolitico energetico. Io penso, ecco, a questo punto, quando si fanno queste presentazioni, concludiamo col dire il ruolo dell'Italia, che non è secondo alle altre nazioni, dimostrando i premi Nobel che ci sono stati, da Marconi, Fermi, Segre, Rubbia, Giacconi, Pasalini, i quattro spokesperson, già noti, Tonelli, Campana e Giubellino, nella messa in servizio erano italiani, quindi l'Italia non è seconda a nessuno, è una grande scuola di fisica e ha delle grandi industrie. E nello specifico io ho riassunto qui la Genova anche ha un ruolo importante nell'ambito del CERN. Lo riassumo per l'ennesima volta. I primi magneti sono stati fatti al CERN, quasi tutti i magneti focalizzatori o magneti particolari, ci sono cosiddetti esapoli, perché un fascio di particelle quando viene accelerato è come un getto d'acqua, tende a disperdersi, c'è bisogno di focalizzarlo. Questi magneti sono sempre, nella maggior parte dei casi, stati sviluppati qui in ambito Ansaldo. I due magnetici EMS, le cavità superconduttrici, sempre sono state fatte anche qui a Genova, un terzo dei magneti di macchina. Attualmente si stanno facendo degli studi a Maglia Ballarino con Gianni Grasso, un ricercatore sempre di Ansaldo Superconduttori. Stanno studiando, hanno installato delle linee superconduttrici a magneti non ad alta temperatura, ma diciamo meno bassa sui 20-30 gradi. E infatti in diboruro di magnesio, che è una terra, quindi meno costosa e più efficiente. I sistemi di raffreddamento del CERN continuano a essere disegnati anche nella fase attuale di upgrade di LHC. Attualmente si stanno studiando dei magneti per utilizzare i fasci esistenti, ma strizzarli di più, quindi aumentare le probabilità di interazione e poterli osservare. Quindi più è densa l'energia, più va estratta con sistemi di raffreddamento che il gruppo Battistini, Fossa, Pisoni e altri hanno iniziato negli anni 90, che va avanti. Una persona da non dimenticare, che ha portato in alto il nome di Genova, è il professor Emilio Picasso, che qui vedete durante l'inaugurazione dell'EP con François Mitterrand, è stato un fisico genovese che ha diretto la costruzione dell'EP. Insieme ad altri fisici meno conosciuti, ho citato Fabbricatore, Sandro Squarcia, che ho sentito mancato da non molto, Teodoro, Muselich, Stefania, non me lo ricordavo quando ho fatto le slide, Farinon, che adesso penso sia una ricercatrice affermata, e altri studi di cui sicuramente non siamo a conoscenza di tutto ciò che succede. L'altro giorno eravamo a pranzo con Marco, e abbiamo sentito che un suo collega, il professor Fulvio Mastro Giovanni, ha in piedi una collaborazione nell'ambito della robotica col CERN. Quindi sicuramente il CERN non è, Genova non è sottorappresentata al CERN fino all'ultimo, l'ultima firma. La porta del CERN adesso è stata firmata da Renzo Piano, perché, come vi dicevo, il CERN è stato un po' vittima del suo successo. Inizialmente negli anni 80-90 le
le visite erano organizzate veramente in modo familiare, ci si telefonava e noi giovani per guadagnarci 80 franchi al sabato mettevamo assieme dei gruppetti e facevamo le visite. Poi il successo è aumentato e si è arrivati a richieste di 50-100 mila persone all'anno. Adesso ci si è attrezzati, mi dicono, con la Porta della Scienza, che è un complesso all'ingresso del CERN, vedete, che simula due tunnel nel quale ci sono le macchine acceleratrici. Ed è un po' la forma in modo simbolico dell'apertura del CERN, dell'accoglienza al CERN, ed è stato firmato da Renzo Piano con un finanziamento di fondazioni private, perché il CERN non può buttare soldi in questo tipo di attività, ed ecco come appare il CERN oggi al suo ingresso, e quindi anche la firma del CERN è di un genovese. Qui vediamo Renzo Piano con la Fabiola e qui il giorno dell'inaugurazione con il presidente della Confederazione Helvetica. Per concludere, e non vi annoio oltre, il CERN è un laboratorio aperto a tutti, scienziati, studenti, visitatori. La comunità CERN è al servizio di tutti per quanto possibile. L'Italia è un paese determinante per il CERN e Genova è degnamente rappresentata al CERN dai suoi uomini, dai suoi istituti e dalle sue aziende. Io spero con questo di aver assolto al mio ruolo di portavoce del CERN e di genovese espatriato in tempi non sospetti, ma col cuore sempre a Genova. Grazie della tua. Se ci sono delle domande, per quanto possibile. Allora, una è la spiegazione di quello che è accaduto tempo fa che non è partito, che poi non ho più sentito cos'era accaduto. L'altra è una curiosità invece normale. Con questi studi scoprirete la famosa teoria dei buchi neri. Quindi no, c'è dunque. Premetto che per queste risposte ci vorrebbe un fisico, ma le ho detto all'inizio che facendo collidere le particelle si crea una situazione molto simile a quello che si è creato all'inizio dell'universo, cioè un'energia che è evoluta in gluoni, plasma di gluoni, zuppa di gluoni e nucleazioni successive. In particelle che poi alla temperatura fisica di oggi si sono nucleate allo stato stabile sotto forma di protoni, neutroni ed elettroni che costituiscono gli atomi e a nostra volta le molecole. Quindi questo è quanto vediamo nel momento iniziale, come si è evoluto allo stato di oggi. Attraverso la cosmologia, chi è studioso di quelle branche è capace di predire che evoluzione avranno queste particelle e l'universo. Continuerà a gonfiarsi o tenderà a implodersi e potrà spiegare anche alla luce delle nuove teorie, le supersimmetrie piuttosto che cosa succederà a queste particelle. Per farlo ci vuole matematica adeguata, tempo, competenze che io non ho e che non riusciremo in 2 minuti a spiegare qui. L'altra domanda invece era. No, il dopo. Noi osserviamo quello che generiamo, cioè se genera la collisione osserviamo quello. E poi. No, forse ho capito, ma no, non riesco a capire. Non hanno sospeso. Una sospesa. Per andare oltre servono energie maggiori, quindi o acceleratori più potenti, o ci sono altre fenomenologie che si possono osservare attraverso i raggi cosmici. Uno osserva nello spazio delle particelle che hanno un'energia già elevata, indipendentemente da. Ma ci sono esperimenti.
non si sono fermati. Si fermano con i mezzi che ci si ferma in base ai mezzi che si hanno. Quindi, se l'acceleratore non è potente, mi devo fermare. O ne costruiscono più potente, o trovo dei sistemi, molti esperimenti si fanno nello spazio, appunto perché dicevo, ci sono particelle, neutrini, e raggi cosmici che hanno un'energia più elevata e non c'è bisogno di accelerarli sulla Terra. L'esperimento AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, è un rivelatore di raggi cosmici installato sulla ISS, la International Space Station, diretto dal professor Samuel Tin, che studia le particelle cosmiche, i raggi cosmici, alle energie più elevate disponibili. E ci si ferma per quel che è disponibile. Quel che non è disponibile, no, si può fare. Lo si farà. Come dice il mio amico astronauta Paolo Nespoli, dice adesso saranno cavoli loro, ci metterà qualcun altro. Altre domande? Nessuno? I nostri. Laura, invece di parlare, vuoi fare una domanda? Ti ho chiamato in causa. Volevi fare una domanda? Sì. Mi complimento, grazie. È indubbiamente stato molto interessante. Ci fa sentire sempre più impreparati e piccoli, ma vabbè, questo è normale dinanzi a tutto questo progresso che ci aspetta, indubbiamente. Quindi forza al CERN che ci porterà sempre più avanti e quindi ci aiuterà indubbiamente in futuro a combattere anche tanti a risolvere tanti problemi che si presentano. Quindi grazie ancora, grazie, grazie di cuore. Ma forza al CERN, che è uno dei mattoncini. Io ieri sera ero alla celebrazione del 20° anniversario dell'IT. L'IT è un altro fiore all'occhiello che è a Genova, fa tecnologia applicata, quindi completamente diversa da noi. Ma tutti questi mattoncini, e i giovani soprattutto, e i giovani che possono mettere entusiasmo e capacità, va dato il merito. Noi vecchi, ed è la mia seconda vita professionale, possiamo fare altro che stimolare un ambiente intorno a loro fruttuoso e possibilmente anche, adesso spezzo una lancia, creare impresa dalla scienza, sia dalla scienza fondamentale sia dalla scienza applicata, perché l'unico modo di valorizzare la scienza, di dare opportunità ai giovani, è creare impresa ed economia. Quindi è tutto un tassello, il CERN da solo non servirebbe a niente, lo dico in tutta franchezza. Sicuramente la scienza fondamentale è alla base di tutto, è come dire cosa me ne faccio dell'alfabeto, però senza l'alfabeto uno non può fare né il poeta, né il pittore, né l'ingegnere, né niente. L'alfabeto bisogna sapere. E il CERN è uno dei tanti tasselli che Certo. insieme alle università, agli istituti, alle aziende, non dimentichiamoci il ruolo fondamentale delle aziende, del capitale, servono a rendere concreto, utile il progresso. Poi a difenderci dalle strutture del progresso, quello è un altro No, in discorso sul quale. effetti noi proprio anche qui come CUP tendiamo a quello, a proporre proprio conoscenze e stimoli scientifici proprio rivolti a tutti, perché si capisca quanto è fondamentale la scienza Certo. nel nostro mondo, che purtroppo Fondamentale, complesso e fondamentale. insisto, come veicolo di pace. Certo, Nelle sicurissimo. università, ancora adesso, Senta, c'è quel invece una problema là che domanda. facciamo con la Russia, con Israele. La scienza si dovrebbe utilizzare Certo, soprattutto come veicolo di pace. Speriamo che di riuscirci in invece questo. io recentemente, non so se ho capito male, ma ho sentito dire che in Sardegna, non ricordo il luogo, stavano costruendo un piccolo CERN, è vero? Non mi è giunta notizia, ma questo Ecco, non vuol l'ho dire che non sia sentita vero. alla Piccolo televisione. CERN, ci sono tanti modi di dire. Ecco, non Anche a so né come Pavia, dove né. c'è un sincrotrone, Ecco. non ne sono a conoscenza, ma in Sardegna c'era In il Sardegna. P4, c'era un centro di calcolo che faceva capo a Carlo Rubi. È possibile, a quanto mi era stato ventilato, che stiano costruendo un piccolo sincrotrone per l'utilizzo di luce di sincrotrone Ecco. nel campo della, come posso dire, osservazione della materia, delle Mi molecole. viene in mente per dare energia,
tutta una zona molto molto È possibile ampia. Ecco, l'equivalente o più piccolo, più grande, ora mi è quello venuto in che c'è mente anche a per dare Trieste, il energia. laboratorio di luce di sincrotrone, che sono, diciamo, effetti legati alle radiazioni delle particelle leggere quando vengono curvate, emettono questa luce di sincrotrone, che può essere utilizzata per scandagliare, per fare analisi sui materiali. In Svizzera al PSI ce n'è uno, nell'ambito della SAIS c'è una Jo 60 anni, ricercatrice che ha messo su un'azienda per l'utilizzo della luce di sincrotrone. A Trieste ce n'è un altro. In Sardegna non glielo posso giurare, ma è facile parlare. Quando si dice mini CERN uguale sincrotroni, che sono questi acceleratori che hanno un caponito sincrono con la velocità della luce, per quello si chiamano sincrotroni. E quindi è possibile. Ma come dico, io ormai sono fuori dal Sancta Sanctorum da 5-6 anni e non conosco tutti gli sviluppi dell'ultima ora. Bisogna chiedere chi è più giovane. Laura diceva grazie al CERN, ma grazie anche a Genova che ha dato al CERN tante, tante personalità che hanno lavorato e hanno. Beh, il CERN da quel punto di vista lì è un ambiente unico. Io dico la Sì, ma. verità, è incredibile. Uno passa nelle stanze e dietro alle porte trova il nome di teoremi, di scienziati. E quello, dopo tanti anni, adesso che si comincia a vivere più di ricordi che di progetti, è effettivamente un'opportunità unica che il CERN dà a chi lo frequenta. E ma è vero, lo ripeto, guarda, ma chi lo frequenta poi si crea delle amicizie, dei legami che vanno oltre la permanenza. E grazie anche, detto francamente, no, chi mi parla, ma la straordinarietà delle persone che si possono incrociare. Lì hanno vissuto vabbè, i grandi fisici del passato, gli Edoardo Malte e compagni, poi hanno gravitato i fisici, grandi fisici della generazione precedente alla nostra, Cabibbo, Maiani, Picasso, Rubbia, eccetera. E oggi c'è una generazione, Gianotti, Tonelli, nostri coetanei, che sta passando il flambeau a giovani altrettanto validi, non ancora conosciuti, con i quali uno entra in contatto e parla del più e del meno, dicono cose interessanti, sono cazzate come tutti noi ogni tanto, ma ci si confronta, ci si inizia, ci si arrabbia e si cresce insieme. Questo è un po' il ruolo della. Credo che il consigliere volesse il microfono. Sì, grazie Presidente. Tanto volevo fare i complimenti all'ingegnere davvero per la grande capacità di rendere semplici i concetti complicati. Questo vuol dire Spero. conoscerli davvero, davvero bene. Quindi complimenti e questo ci rende anche orgogliosi di essere genovesi, avendo in primis lei e poi tutte le altre persone che chiaramente con il loro contributo scientifico hanno contribuito a far crescere il CERN. Io volevo fare una domanda, però abbiamo toccato il tema dell'energia, quindi volevo capire qual era la sua opinione in tema di energia nucleare, quale poteva essere lo sviluppo dell'energia nucleare in Europa e anche in Italia. E di parte perché l'energia nucleare purtroppo ha vissuto sulla cattiva reputazione della bomba atomica, cioè i primi studi dell'energia coincidevano nel dopoguerra che ha visto Oppenheimer con l'aggio della bomba atomica, quando in realtà non ha nulla a che vedere. Ciò nonostante le centrali sono state messe in esercizio e hanno avuto i loro problemi che le hanno portate al blocco. E oggi ci si rifà a quel tipo di problematiche per essere prevenuti. In realtà siamo prevenuti per l'uso dell'automobile come se giudicassimo i freni della balilla e il pericolo dell'inquinamento di una balilla per far fronte alla mobilità di oggi. Quando si parla di energia nucleare di quarta generazione, da non confondere con la fusione nucleare. La fusione nucleare sicuramente può risolvere i problemi, non inquinare, ma attualmente siamo distanti in termini di realizzabilità ed economicità. Il nucleare di quarta generazione, quello nato dall'idea di Carlo Rubbia, il cosiddetto amplificatore di energia, è qualcosa di molto più compatto e intrinsecamente sicuro da tanti punti di vista. Non ultimo, si possono anche utilizzare delle reazioni fatte con neutroni lenti, innescate da un fascio di protoni, ovvero c'è un ciclotrone che tiene alimentata la reazione soltanto finché c'è il fascio, dopodiché uno spegne e chiude. Il raffreddamento viene fatto con piombo liquido,
che non solo è un ottimo elemento conduttore, ma nel momento in cui ci fosse un problema solidifica intorno al nocciolo e lo rende autoschermante. E per di più, come dicevo, per semplificare la gamma di opzioni che ci sono nei piccoli generatori di energia, la Nucleo, non faccio pubblicità, ma sono molte le aziende e anche il Saldo Energia si sta lanciando, dovrebbe lanciarsi di più in questo settore, visto che del mondo i francesi, gli inglesi, gli australiani stanno andando avanti. Con questo tipo di approccio riusciremo ad avere macchine piccole, sicure, che ci renderanno indipendenti in un ambito piccolo, quindi una nave potrà essere indipendente con questi generatori che sono praticamente paragonabili a delle pile. Si possono caricare con pochi milligrammi di ossidi di attinidi per avere una durata di vita di 10-15 anni. Uno produce 10 per 30 megawatt per 10-15 anni e poi lo prende e lo ricarica. Quindi si avrebbe un'indipendenza, si sarebbe slegati dai problemi del trasporto e quindi politicamente e geopoliticamente saremo indipendenti e dal punto di vista dell'ambiente altrettanto sicuri, oltre a contribuire al riutilizzo delle scorie per le quali adesso paghiamo, credo, qualcosa tipo 5 milioni di euro a tonnellata per farle stoccare fuori o per tenercele in casa, che ne so. Quindi, secondo me, non voglio dare la panacea e qui Marco è sicuramente in grado, i rinnovabili dovranno essere utilizzati, massimizzati, in particolare l'idroelettrico, solare, però con il nucleare pulito sicuramente daremo un impulso, avremo anche una disponibilità che l'eolico e il solare non ci danno, perché il vento, cosa c'è? Non c'è, abbiamo problemi di immagazzinamento e l'immagazzinamento se fatto con batterie non è quanto di più pulito si possa immaginare. Quindi personalmente questo è il mio parere, ci credo e non ne potremo fare a meno. Molte nazioni ci credono e mi auguro che anche l'Italia prima o poi faccia una campagna di sensibilizzazione, lo ripeto, non ideologica, l'ha detto la destra, l'ha detto la sinistra, ma spiegando che cos'è. Perché purtroppo, come dico, io quando sono chiamato a votare sui referendum costituzionali, non posso fare altro che chiedere al mio amico costituzionale che devo votare, e quello dice sì, no, perché quando vedo la mia povera mamma non c'è più, le avessero chiesto cosa ne pensi del nucleare, e lei dice cosa devo mettere, X o no. Quindi c'è molta disinformazione. Sì, boh, nucleare uguale atomico. Noi per tanto tempo al CERN ci chiamavamo laboratorio della fisica delle alte energie, non si poteva dire il termine nucleare. Il nucleo vuol dire il nucleo dell'atomo. Anche noi siamo elementi nucleari perché siamo fatti di nuclei. Quindi bisogna fare formazione e possibilmente non prevenuta. Poi c'è anche tanta ingegnerizzazione, industrializzazione, però penso che non dovremmo essere troppo prevenuti, diciamola così. Allora, scusi, volevo chiedere. No, No, qualcuno più bravo di me. no, no. Ah no, sto cosa, beh, ci vuole qualcuno. Chiedere al nostro amico Stefano Buono, ormai è pressoché impossibile, anche lui che è molto stretto, ormai è nell'empireo dei grandi, dei potenti della Terra, è difficile averlo qua, però lo si può Scusi. ascoltare. Scusi, volevo fare una domanda, una curiosità più che altro. Forse Marco, però potevi complementare tu sul nucleare, sicuramente sei piazzato meglio di me per dirlo. Allora, intanto ringrazio Domenico di avermi citato così tante volte e meritatamente. Diciamo. Io adesso sono professore ordinario e mi occupo di energia. Ho avuto anche l'onore di essere invitato qui al CUP un anno addietro a parlare di rinnovabili. E quando ero appunto nel punto più alto, più probabile della distribuzione di probabilità, anch'io avevo 26 anni e ho avuto questo onore, diciamo così, di essere inserito in un gruppo di ricerca che si occupava di raffreddamento sotto la guida di Domenico. Quindi anch'io ho avuto questo enorme privilegio di far parte di questa comunità incredibile di scienziati di diversissima estrazione, quindi dai fisici agli ingegneri, ma anche, diciamo così, a chi si occupava di programmazione, logistica, gestione economica, eccetera. Quindi, come ha detto Domenico più volte, diciamo, una delle caratteristiche
più incredibili e fantastiche del CERN è il fatto, diciamo così, di condividere la scienza, renderla, diciamo così, trasversale alle nazioni e ai popoli, e rendere anche questa scienza, diciamo così, con un concetto che, diciamo, va molto in uso oggi, diciamo così, quello dell'economia circolare, perché se è vero che il CERN ha dei costi, ma intanto, come dire, non è che costa nemmeno così tanto, perché quando parliamo di 1 miliardo all'anno, ecco, per dire, ci costerà 2 volte tanto la nuova diga foranea, non lo so, devo dire, senza, diciamo, dire più importante una cosa o l'altra, però ci sono, non sono nemmeno cifre chissà quali enormità. In più, diciamo, queste cifre, questi budget poi, diciamo, ricadono ma statutariamente, diciamo, Domenico, diciamo così, sulle commesse per i paesi membri, quindi, come dire, ci sono tutta una serie di principi fondanti al CERN, diciamo, che lo rendono, diciamo così, consentitemi di dire, democratico, aperto, trasversale e circolare. Tornando, diciamo così, alla domanda sul nucleare, diciamo, anch'io ho avuto la fortuna in quel periodo, diciamo, in cui ho lavorato nel mio microscopico contributo al CERN, di conoscere anche, diciamo, chi adesso è il protagonista del nucleare, quello degli Small Nuclear Reactor, questo dottor Stefano Buono, che è un, anche lui, diciamo, lui ci è arrivato a 24 anni quando io avevo 26, insomma, quindi ci conosciamo per questioni, diciamo, per questioni generazionali. Allora, diciamo, come già io dissi un anno addietro, ecco, il nucleare, questo è interessante ed importante, però, ecco, per inquadrare le cose, diciamo, al 2030 l'Unione Europea, diciamo, si è dato un target e lo raggiungerà, di installazioni per circa 300-400 gigawatt di solo fotovoltaico, di cui 60 gigawatt per l'Italia. Ecco, il nucleare, se farà 1 gigawatt al 2030, sarà vera, ma e probabilmente non lo farà, ok? Quindi va bene tutto e siamo contenti, diciamo, delle nuove prospettive anche per il nucleare, però, ecco, di tutte le cose ne va parlato, diciamo così, facendo tutte le debite proporzioni. E ad oggi, diciamo, la strada, quella dell'oggi per mitigare il disastro, diciamo, ambientale e climatico, è quella che passa per il fotovoltaico e l'eolico, che hanno dei costi, diciamo così, per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta, un decimo, se non addirittura meno, di quello, diciamo, che può riguardare una centrale nucleare di terza o quarta generazione. Cioè, la centrale nucleare, l'unica che è in costruzione in Europa, è quella di Flamanville, è costata 15 miliardi ad oggi di euro, ed è una centrale da 1.8 gigawatt, una centrale con tutte le debite proporzioni, l'intermittenza dell'erogazione, ecco, ma una centrale fotovoltaica di analoga potenza nominale sarebbe costa, diciamo, 100 milioni di euro, ecco, non 15 miliardi, ecco. Però questo, diciamo, come ingegnere, come dire, però ben comprendo che ci sono tanti aspetti che vanno anche al di là dei costi. E c'è un aspetto molto importante, perché, diciamo, l'emergenza climatica legata alle emissioni di anidride carbonica e anche di metano, a dire la verità, nella zootecnia, ma per le emissioni di anidride carbonica legate alla combustione, diciamo così, nelle case per la climatizzazione, per il riscaldamento, per le centrali di produzione elettrica, ma, diciamo, c'è tanta emissione evidentemente anche nel settore dei trasporti, del trasporto pesante, del trasporto via nave, c'è tanta emissione di anidride carbonica nel settore del cemento. Il cemento, cioè, si prende 7-8% delle emissioni annuali, la produzione del cemento e degli acciaieri. Ok, per quanto riguarda il trasporto via nave, non è che si potranno mettere né le batterie sulle navi né, come dire, le pale eoliche sulle navi. Tutto quel settore dei trasporti, e quindi quando Domenico, diciamo, indicava una forchetta di potenze nominali dei reattori, quelli di quarta generazione, tra i 20 e i 200 megawatt, ecco, 20 megawatt è il numero delle navi. Lì non sarà, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista, diciamo così, di chi porta avanti questa ricerca con questa società Nucleo, questo sarà, diciamo, lì il contributo del nuovo nucleare, soprattutto, diciamo così, per il trasporto marittimo.
mentre a terra, mentre per l'elettricità, per la produzione di idrogeno e quant'altro, diciamo, dobbiamo ringraziare i cinesi e i moduli fotovoltaici che ci vendono ad un prezzo veramente ormai irrisorio. Costa meno tappezzare una parete di moduli fotovoltaici piuttosto che attaccarci dell'intonaco. Ecco. Modulo fotovoltaico, silicio monocristallino, costa, lo vedevo al Bricoman, al Tecnomat, costa 108 euro i vato 2 metri quadri. Se uno ci attacca della calce e del cemento costa di più. Quindi per dire, ecco. Un'ultima domanda, grazie. No, no, più che altro è una curiosità. Ora, a seguito della guerra, so che ci sono state enormi discussioni all'interno degli accordi presi con i russi per il CERN, mentre nello spazio continuano ad esserci scienziati russi, gli accordi del CERN con la Russia sono caduti, non ci sarà più la collaborazione che c'era comunque prima, perché si perdono scienziati e conoscenze notevoli scientifiche da parte della Russia. Ne sa qualcosa, perché a livello così politico internazionale purtroppo si perde un'enorme conoscenza scientifica, quindi volevo solo semplicemente sapere se fossi stato dentro, probabilmente non avrei fatto. No, anni, qualche anno fa non avrebbe mai fatto immaginare un'evoluzione di questo tipo. Oggi la situazione è questa. Speriamo che si ritorni a una situazione più normale il più presto possibile, non soltanto in Russia. Ma non è questo il posto in cui possiamo dibattere se è giusto, con quali strumenti, con quali tempi e con quale, perché è molto delicato. Comunque posso dire che molte persone russe sono state, come posso dire, cooptate in istituti, amici e continuano a partecipare alle ricerche scientifiche, ma non con la bandiera russa. E questo non sta a me giudicare se è giusto o sbagliato. Bene, ringraziamo ancora Alla prossima, il grazie nostro ancora. ingegnere, sicuramente alla prossima. Un piccolo riconoscimento in omaggio da parte del CUP, perché possa brindare la salute. Ecco, sì, un omaggio da parte nostra. Grazie ancora, grazie a tutti. Prossimo appuntamento, siamo soliti rilanciare. Allora, prossimo appuntamento sarà il 6 marzo e avremo qui l'aperitivo con i nostri autori. Presenteremo 5 autori che hanno pubblicato i loro libri, i loro testi e si potranno anche acquistare i loro testi nei locali sotto i nostri. Grazie a tutti e buona serata ancora.